Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al nuovo Video Codex. Oggi io e Alexis andremo a concludere l'argomento che abbiamo aperto nello scorso episodio inerenti alle armi e alle navi. In base a ciò che diremo, noi daremo per scontato che voi la prima parte l'abbiate vista, altrimenti tanto vale, quindi se non l'avete vista, vi apparirà in alto il cliccabile, quindi il nostro consiglio è di cliccare compulsivamente sul cliccabile e di guardarvi prima l'altro video. E colgo quindi l'occasione anche per scusarmi di quell'audio orribilissimissimo che non so come mai è saltato fuori. Comunque sia, senza perderci in ulteriori chiacchiere, iniziamo. Come abbiamo potuto vedere nello scorso episodio, le armi di Mass Effect sono degli acceleratori di massa in miniatura che sfruttano l'elettromagnetismo per sparare a velocità abnormi il proiettile. Ora, considerando che il contraccolpo rappresentava un po' un problema, perché le armi non potevano essere troppo potenti, perché altrimenti i soldati si spezzavano le braccia, le spalle, o addirittura potevano perdere la presa dell'arma quando facevano fuoco, per ovviare a questo problema, piuttosto che andare a modificare la potenza dell'arma stessa, sono andati a modificare la potenza d'arresto del proiettile, che è stato progettato per appiattirsi o frantumarsi all'impatto, aumentando l'energia cinetica trasferita al bersaglio. Ora, per energia cinetica si intende che l'impatto con una superficie genera delle vibrazioni in grado di penetrare in profondità. Ovviamente, qui entrano in gioco le corazze. Le corazze sono formate da tre strati protettivi. Lo strato interno è costituito da una fibra di tessuto con delle imbottiture cinetiche, quindi imbottiture cinetiche che diminuiscono l'espansione delle vibrazioni cinetiche dovute dall'impatto del proiettile all'avversario. Le zone che non richiedono un'elevata flessibilità come il torace, gli stinchi, la testa, nel senso sopra il collo, quindi il casco, sono rinforzati con lamine di ceramica ablativa leggera. Lo strato superiore, cioè quello esterno, è la normale corazza per difendersi dagli attacchi balistici quando lo scudo viene perforato. E infatti lo strato di protezione più esterno della corazza è appunto lo scudo, anche se il gergo tecnico è barriera cinetica. La barriera cinetica non è altro che un campo di forza che viene emesso da dei piccoli emettitori che sono sulla tuta e che si attivano tramite dei microcomputer anch'essi sulla tuta. Microcomputer che rilevano un oggetto avvicinarsi a una velocità elevatissima, quindi quella di un proiettile, e si attivano nella direzione della del colpo. Considerando che, però, le barriere cinetiche sono progettate per riconoscere oggetti in avvicinamento ad altissima velocità, le barriere cinetiche sono totalmente inefficaci contro le temperature estreme, agenti tossici e radiazioni. Ci sono ulteriori protezioni da aggiungere alla corazza e alla barriera cinetica, come la corazza tecnologica e la fortificazione. La corazza tecnologica, a differenza della barriera cinetica, è una corazza fissa che sta al di sopra della corazza a pelle, diciamo così. Si tratta di una complessa rete di generatori di campo che smorzano le forze in arrivo usando un effetto di distorsione stazionario. Stazionario vuol dire che mentre la barriera cinetica si attiva nel momento stesso in cui vede un qualcosa avvicinarsi a grande velocità e si indirizza verso quella direzione, la barriera tecnologica rimane su tutto il corpo, quindi le spalle, le braccia, la schiena, esattamente come se un soldato medievale avesse uno scudo sul torace, uno sulla schiena e due piccoli sulle braccia e sulle gambe, quindi è tutta una barriera che ti prende dalla testa ai piedi. Lo scopo della barriera tecnologica è quella di, tra virgolette, distorcere il proiettile dell'avversario o quantomeno indebolirlo o rallentare la forza cinetica. Abbattendosi il proiettile dell'avversario prima sulla barriera tecnologica viene appunto smorzato l'effetto cinetico, ripeto, le vibrazioni che penetrano in profondità. Una volta superata questa barriera, il proiettile si schianta sulla barriera cinetica. Superata la barriera cinetica, arriva poi alla corazza balistica, però il colpo che arriva è molto più debole rispetto a quando è stato sparato, perché ha superato tre strati di protezione che hanno smorzato tutti gli elementi offensivi
del proiettile avversario. Nelle prime versioni la corazza tecnologica non era visibile all'occhio umano, però questo, l'altro motivo per cui chiamata anche corazza tecnologica, è perché emette un'esplosione, tra virgolette, quando si scarica. Questo destabilizza e può anche danneggiare, o se il nemico è ferito può anche uccidere, e quindi per non danneggiare gli alleati è stato aggiunto come standard questa colorazione arancione fosforescente, un po' come fosse un catarifrangente. In questo modo, anche se gli alleati erano a distanza o c'era il silenzio radio, insomma qualsiasi situazione, il fatto stesso che uno vede il colore tipico della corazza tecnologica, quindi l'arancione, capisce che deve stare a debita distanza per non essere quindi colpito dal fuoco amico. Mentre la fortificazione è appunto, come dice la parola stessa, una fortificazione, ma non della corazza tecnologica, ma della barriera cinetica. Si tratta quindi di una barriera secondaria, prevede l'uso di batterie ad alta energia e dispositivi superconduttori all'interno della corazza, per creare quindi una corrente di focault. Essenzialmente è un campo magnetico in grado di immobilizzare i metalli, inclusi quelli non ferrosi. Il campo non può operare a pieno regime continuamente, si attiva anche questo nel momento del bisogno, altrimenti le batterie si scaricherebbero in un attimo. Il problema del potenziamento fortificazione è che occorre un addestramento specifico per poterla utilizzare. La corrente infatti immobilizza gli oggetti metallici mantenendone le distanze relative. Anche se la frazione dura una frazione di secondo, genera una resistenza che può appunto rallentare e affaticare il soldato. Se il soldato non è addestrato all'utilizzo della fortificazione e si attiva mentre sta correndo, potrebbe cadere in terra, ad essere sbilanciato o finire addirittura a ruzzoli ai piedi dell'avversario ed essere sparato in testa. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, ho lasciato da parte però le corazze dei Krogan, perché i Krogan non ci siamo ancora arrivati con i walkthrough di Mass Effect. Quindi, considerando che le corazze dei Krogan sono leggermente diverse da quelle delle razze umanoidi come Asari, Batarian e umani, eccetera, i Krogan e le corazze Krogan le teniamo per un altro video. Adesso lascerò la parola ad Alexis, che concluderà la sua parte sulle navi e sui viaggi spaziali. Salve a tutti ragazzi, sono Alexis e rieccoci qua al video in cui vi spiegherò, anzi continuerò a spiegare e finirò di spiegare la questione riguardante i portali galattici. Non vi spiego molto, perché non è il video adatto per spiegare i portali galattici, vi spiego solo il loro funzionamento in rapporto alle navi. I portali galattici, come sappiamo, sono, come ci dice il codex di Mass Effect 1, sono l'apice raggiunto dalla tecnologia Protean, impossibile da replicare per qualsiasi specie moderna. Sono gigantesche strutture sparse in tutta la galassia che generano corridoi di spazio dove la massa diventa assente, consentendo uno spostamento istantaneo tra sistemi raggiungibili con anni o secoli di viaggio usando i normali motori per luce. Allora, quello che ci interessa, come vi ho già detto, è il funzionamento. Come può un portale galattico appunto dare una spinta alla nave e farle raggiungere un sistema che normalmente si raggiungerebbe con secoli di viaggio in pochi minuti? Semplicemente il portale galattico crea un corridoio virtualmente privo di massa nello spazio-tempo tra un portale e l'altro. Questo perché viene esercitato un campo di forza a corrente elettrica negativa tale da ridurre di molto la massa di un oggetto, in questo caso la nave. Questo era il minimo della spiegazione che dovevo darvi per capire un po' come può una nave appunto raggiungere un sistema in poco tempo grazie ai portali galattici. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: tutta l'energia utilizzata dalla nave come fa a disperdersi? Qual è il processo utilizzato per disperderla? Prima di tutto, prima di spiegarlo, dovrei parlarvi della carica del motore. Quando percorso da una corrente elettrica positiva o negativa, il nucleo del motore iperluce ottiene una carica elettrica statica. I motori possono restare in funzione in media 50 ore prima di raggiungere lo stato di saturazione della carica, a seconda della quantità di massa ridotta. Una nave, più pesante o più veloce, raggiunge saturazione più rapidamente. La saturazione è la condizione anomala in cui il livello del segnale trattato tende a sconfinare oltre la tensione di alimentazione del circuito, il sovraccarico di energia, insomma.
Se il nucleo non viene scaricato, esso si scarica sullo scafo della nave. In questo caso tutti i membri dell'equipaggio nei pressi dello scafo vengono arrostiti all'istante. I sistemi elettronici si bruciano e le paratie metalliche si sciolgono e si fondono. Il metodo più sicuro per scaricare il nucleo è atterrare su un pianeta e creare una massa a terra, come una sorta di parafulmine. Le navi più grandi che non possono atterrare scaricano il nucleo in un campo magnetico planetario. La nave trasferisce la carica del nucleo del motore allo scafo corazzato esterno e poi si tuffa nel campo magnetico. Durante il processo di scarica, la nave deve ritrarre le armi e i sensori per evitare che si danneggino. La scarica può durare qualche giorno se effettuata in prossimità di una luna o qualche ora se effettuata in presenza di una gigante gassosa. Le strutture costruite nello spazio profondo, come la cittadella, dispongono di particolari impianti che consentono alle navi di scaricare il nucleo dei motori. Come abbiamo detto, la nave per scaricare energia deve tuffarsi nel campo magnetico. L'unico metodo per scaricarla è tramite radiazione. Le navi civili utilizzano radiatori a pannelli, che sono radiatori fragili, impossibili da coprire con rivestimenti corazzati, quindi se dovesse venire attaccata a questa nave, perderebbe buona parte della capacità di radiazione. Mentre le navi da guerra, appunto, utilizzano radiatori a diffusione, cioè strisce di ceramica disposte lungo la parete esterna dello scafo corazzato, che nel caso in cui venissero distrutte, perderebbero solo una parte delle capacità di radiazione. E in più, un viaggio sicuro per una nave da guerra può essere effettuato anche con una sola striscia di ceramica, anche se nel passaggio vicino a una stella la quantità di calore potrebbe essere tale da poter causare un surriscaldamento. I sensori. Parliamo di questo argomento molto interessante che serve ed è utile alle navi per i viaggi intergalattici e le battaglie spaziali. I sensori ovviamente non sono delle tecnologie infallibili, sono dispositivi che permettono appunto di rilevare delle navi a una certa distanza. Ma entriamo più nel dettaglio. Il tempo impiegato dalla luce per percorrere una determinata distanza impedisce di osservare in tempo reale oggetti molto lontani. Per esempio, una nave che attiva i motori al portale di Caronte, che è proprio il portale galattico nel Sistema Solare, può essere facilmente individuata dalla Terra, a circa 5,75 ore luce di distanza. Sono 6 miliardi di chilometri con un ritardo di 5 ore e 45 minuti. Quindi a causa del limite della velocità della luce, spesso i difensori si accorgono della flotta nemica troppo tardi. Dato che esistono comunicazioni e motori per luce, ma non sensori per luce, l'uso delle fregate in operazioni di ricognizione e pattugliamento è essenziale, vero Mikhailovic? I sensori passivi includono rilevatori visivi, termici e radio che possono vedere e ascoltare gli oggetti nello spazio e vengono impiegati nelle rilevazioni a lungo raggio. Rilevano insomma le navi solo dalla loro quantità di calore emessa. I sensori passivi possono essere utilizzati anche durante il viaggio per luce, anche se i dati in arrivo vengono distorti dalla bolla del campo di forza e dalle... L'effetto Doppler è un fenomeno fisico che consiste nel cambiamento della frequenza o della lunghezza d'onda percepita da un osservatore, raggiunto da un'onda emessa da una sorgente che si trovi in movimento rispetto all'osservatore stesso. I sensori attivi sono radar e lidar ad alta risoluzione che emettono ping energetici e analizzano i segnali rimbalzati sugli oggetti circostanti. I lidar hanno una gittata inferiore rispetto ai radar, ma a differenza di quest'ultimi consentono di ricostruire un'immagine dell'oggetto rilevato. I sensori attivi non possono funzionare quando la nave viaggia in modalità iperluce, ovviamente. E con questo ho finito il mio discorso generale, ed è stato abbastanza lungo come discorso generale, riguardante le navi. C'è molto altro da dire, quindi se volete un discorso più approfondito sulle navi, scrivetecelo sotto i commenti. E non ho null'altro da dirvi, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.